avantieri, mercoledì, anzi martedì, io sono andato per dei servizi per la mia trasmissione Mille Mali a Palazzo di Città, al Salone degli Specchi, dove c'era un autorevole rappresentante dell'ENI, il responsabile di ENI Power di Taranto, il dottor Antonio De Roma. E io, con massima umiltà, perché BS Television è un'emittente libera che non guarda in faccia a nessuno, e abbiamo dato, tra virgolette, politicamente parlando, mazzate a centrodestra e centrosinistra, con tutte le amministrazioni, bianche, rosse e nere. E noi ci siamo avvicinati e abbiamo chiesto a De Roma: ingegnere, ci può dire qualcosa? Il silenzio assoluto. Beh, mi sono trasformato in iena, ho deciso di inseguirlo. Se la regia è pronta con il contributo filmato, vi farò vedere il silenzio della grande industria dell'ENI dinanzi alle nostre domande. L'ENI fuggiva e noi dobbiamo dialogare con la grande industria. Noi ci proviamo, però la legge si deve attuare. Partiamo col contributo filmato. Grazie alla regia, prego. Perché non vuole rilasciare dichiarazioni? La città vuole avere risposte dall'ENI. Perché non risponde? No, no, lei deve rispondere. Perché non risponde? Non sapete cosa dire alla cittadinanza? No, risponde, risponda ora. E come vedete l'ENI rifiuta il dialogo con un'emittente libera. Ma perché? Noi vogliamo solo dialogare. Di fare show. Non ha il titolo. E l'ENI non ha nessuno che risponda? Ingegnere, perché non risponde? Perché Taranto deve subire l'aumento di anidride carbonica? Ingegnere, perché non risponde? Non sa cosa dire. Ma l'anidride carbonica si può accettare l'aumento? A pensare che a livello internazionale ci si sta chiedendo di ridurre le CO2, no? E invece qui aumenta. Ci risponde, ingegnere. Come padre di figli, abbiamo fatto già il dibattito. Non si vuole rispondere. L'ENI non è proprietaria della città. Sono i cittadini di Taranto i proprietari della propria salute e della propria vita. Lei ha detto che di Taranto c'è dei figli, per questo stiamo chiedendo... Ma lo sa quanta gente si sveglia la mattina, va a fare una schermografia e ha paura di trovarsi un brutto male? Lei lo sa questo? Tutti sotto il cielo siamo, ingegnere. Potrebbe anche parlare, non... è una forma civile e democratica. Abbiamo già detto. Avete già detto. Si è detto che non era abilitato non di lasciare... È un qualcuno dell'ENI abilitato, no? Faccia la richiesta. E la cittadinanza non è schiava dell'ENI. Questa mattina noi siamo andati davanti allo stabilimento, ci hanno a momenti sbattuto fuori. Se lo fai così è chiaro. Complimenti, ingegnere. Grazie per l'educazione. Grazie.